Tanti vedono te come un esempio di grinta, di coraggio, di amore per la vita, quindi quanto coraggio serve per vivere? Ma in realtà sì, bisogna avere coraggio, bisogna avere diciamo anche la fortuna di avere un bel gruppo alle spalle. Se non hai la fortuna di avercelo, devi essere coraggioso e bravo te a creartelo, che può essere la famiglia, che può essere la tua squadra, che può essere la tua classe, il tuo gruppo di amici, qualsiasi cosa, però devi riuscire a crearti il luogo in cui ti trovi bene, le persone con cui veramente può succedere qualsiasi cosa, ma sai che loro ci sono sempre. Quelli che anche se diventi un pochino più conosciuta ti prendono in giro per come ti prendevano in giro prima, secondo me. C'era anche Bebe Vio al Grand Prix di ginnastica Yomo Cup 2016 che si è tenuto a Verona alla presenza di numerosi atleti olimpici. La giovane campionessa, medaglia d'oro nel fioretto alle Paralimpiadi di Rio. I tuoi obiettivi adesso quali sono? Adesso ho iniziato a vivere da sola, ho iniziato a lavorare e adesso domani rinizio ad allenarmi, che dopo io ancora non ho fatto niente, mi sento un po' uno schifo perché sono ingrassata e tutto quanto, sto mangiando solo schifezze, mi sento un po' non si fa, se posso dare un consiglio non si fa, e quindi no, mi rinizio. Domani, il 12, c'è la prima Coppa del Mondo, che tra l'altro è in Italia, a Pisa, quindi se volete a vederci. Una gara molto bella perché, non so se sapete, ma la Russia alle Paralimpiadi è stata espulsa appunto per doping e quindi sarà un po' una seconda Olimpiade per noi, perché comunque i russi sono fortissimi. In ogni podio c'era in media almeno un russo, quindi per noi ritrovarci tutti i russi lì sarà tosta e insomma una vera guerra. Alla manifestazione sportiva hanno partecipato moltissimi atleti di spicco del movimento ginnico, con molti atleti delle nazionali di varie discipline: aerobica, ritmica, trampolino elastico, artistica femminile e maschile. Considerato uno degli sport minori, ma penso che dal reality si sia visto quanti sacrifici si fanno e quanto comunque sia importante anche la disciplina in questo sport, quindi sono contenta di far conoscere al mondo questo bellissimo sport.